Grazie signor Presidente, signor Sindaco, la Giunta e signori consiglieri. Io sarò breve e sintetica. Questo venerdì ho presentato un'interrogazione con la quale chiedevo all'amministrazione comunale, in particolare al sindaco e all'assessore alla cultura e all'assessore al turismo, di avere dei ragguagli circa quelle che fossero le intenzioni dell'amministrazione comunale rispetto all'Ottobrato Iglesiente, ovvero sia la nostra riflessione nasceva dal fatto che, arrivati a venerdì, non c'era ancora nessuna comunicazione pubblica divulgata e disponibile per le persone che volessero scegliere per esempio Iglesias come meta per una possibile vacanza d'ottobre. La mia considerazione e la considerazione delle persone che hanno firmato questa interrogazione è questa, che se noi siamo convinti del fatto che il turismo insieme alla cultura possano essere degli strumenti di valorizzazione della nostra città e anche di ripresa economica della nostra città, è necessaria una opportuna pianificazione, ovvero sia, io non posso pensare che se comunico il 1° ottobre per il 10 ottobre che esiste una manifestazione, la città di Iglesia se ne possa in qualche modo avvantaggiare e che gli stessi operatori economici che appunto operano nel settore per esempio del commercio, ma anche per chi ha un B&B oppure un'attività di ristorazione, siano messi nelle condizioni di poter pianificare la loro attività. Per cui la mia interrogazione appunto era volta a comprendere come sia conciliabile parlare di rilancio del settore turistico e soprattutto come sia conciliabile parlare di ampliamento ed stagionalizzazione del turismo quando in realtà arrivati, se non sbaglio, al 24, ancora, parlo di venerdì, la data in cui ho presentato l'interrogazione, ancora nulla era dato sapere. Peraltro mi risulta che in Commissione Cultura si fosse delineata l'opportunità di avere ingenti risorse disponibili o comunque che fosse possibile realizzare delle attività, per cui io vorrei capire quali sono, ma al di là del sapere quali sono vorrei anche sapere perché arriviamo con delle tempistiche così evidentemente tardive rispetto alla pianificazione di un'attività che così non ci giova. Grazie. Io sono soddisfatta di sapere che si dice e si ammette che ci sia un ritardo, faccio alcune evidenti considerazioni. Mi piacerebbe che ci fosse, come dire, una maggiore coerenza tra ciò che si predica e ciò che poi si va a realizzare. Insistiamo anche nelle affermazioni dell'assessore Piruzzo sul fatto che abbiamo la volontà di valorizzare le bellezze di Iglesia, che siamo tutti d'accordo sul fatto che ci siano, ma poi in realtà arriviamo estremamente lunghi sulla programmazione, quindi questo mi sembra evidente e lampante. Se non c'è programmazione non c'è neanche valorizzazione di Iglesias, per cui arrivare il 28, mercoledì fate la conferenza, arrivare il mercoledì a promuovere una cosa che poi incomincia qualche giorno dopo, comunque mi sembra già che sia fallire nel proprio intento, anche perché ricordo a tutti che oggi abbiamo l'opportunità di portare ad Iglesias gente, per esempio con i voli Ryanair, ma chi vola con Ryanair si pianifica il viaggio da un sacco di tempo, quindi voi avete 5 anni, la prima ottobrata l'avete ciccata, questo mi sembra evidente e palese. Altra considerazione, è vero che c'è la finanziaria che fa i tagli, assumiamoci le responsabilità dell'appartenere ad una parte politica o comunque di rappresentare il centrodestra in comune quando il centrodestra a livello nazionale sta falcidiando gli enti locali, quindi i tagli della finanziaria non è che piovono dal cielo, piovono da una forza politica che fa delle scelte, quindi constatiamo il fatto che sono dei tagli che arrivano dalla stessa vostra parte e constatiamo anche il fatto che probabilmente c'è bisogno di maggior raccordo tra gli organi consiliari, quindi la Commissione Cultura e la parte esecutiva, perché qua ci venite a dire che ci sono più o meno 10.000 euro alla fine, mi sembra di aver capito, 8.000 euro che sono stati in qualche modo ricavati dalle voci di bilancio, quando in realtà si parlava di disponibilità, mi pare, un po' più ampie, quando si parlava del finanziamento che la Regione aveva dato attraverso Sardegna Promozione. Quindi non diamo delle informazioni da un lato che poi in realtà contraddicono quelle che ci sono da un altro, perché così si creano anche delle false aspettative in noi e nella cittadinanza. E soprattutto mi fa piacere oggi di apprendere che c'è questa programmazione, però ripeto, forse più che a me era utile divulgarlo prima in maniera tale che qualcuno potesse trarne vantaggio e giovamento. Quindi per l'anno prossimo, magari se arriviamo ad agosto, quando c'è il notteggiante e quando c'è tanta gente ad essere in grado di promuovere anche l'ottobrata, magari la città di Iglesia ci guadagna qualcosina in più. Grazie.